di lunedì. E è una giornata particolare, un evento abbastanza peculiare, nel senso che non è la solita classica degustazione di vini, non stiamo a presentare il programma di degustazione di eventi che verrà protagonista il consorzio Doppio Friuli Venezia Giulia, che è il vero protagonista di oggi. È un qualcosa di un po' più profondo, un po' più interessante, ma è vero che a mio fianco vedete Gino Manfredi, un amico amante del vino, ma che diciamo, si guadagna da vivere non soltanto un vino, ma anche con la sua voce, e quindi capirete il motivo per cui è qui. E il motivo essenzialmente è una intuizione avuta insieme agli amici del consorzio, in particolare l'intuizione è stata di mia ragazza, che è un'appassionata di mia moglie, mia socia, che era appassionata di Prima Guerra Mondiale, e quindi a un certo punto è venuto questo flash 1918-2018, perché non fare della vendemmia 2018 una vendemmia speciale, una vendemmia particolare, anche perché il Friuli ovviamente per tutti noi che facciamo parte di questo ambiente è un terroir particolarmente riconosciuto per il vino. Però sicuramente 100 anni fa quel territorio che adesso è ricco di vigneti, bellissimo, è stato scenario di alcune delle battaglie più cruente e sanguinose del primo conflitto mondiale. E però scartabellando fra le tante lettere dei soldati del fronte, no? Abbiamo scoperto come il vino, l'agricoltura in genere, ma il vino in particolare, in qualche modo fosse un elemento determinante, una sorta di fil rouge attraverso tutte queste lettere spesso scambiate fra un soldato e sua moglie, un soldato e la sua famiglia. E partiamo con questo, una moglie delusa perché sono passate due vendemmie e ancora il marito non è tornato. Io intanto mi scuso perché sono calabrese e non friulano. Queste lettere sono tutte scritte da gente che parlava un dialetto, quello friulano, molto distante da quello mio. Per cui chiedo scusa, metto le mani davanti. Mio caro marito, a pensare a tutto è roba da impazzire. Oh, cuor mio, quanti dolori, oh, quanti pensieri che passano per la mia testa. Ma si ricordi, mio caro, quanto bene fra noi, oppure adesso pensare la nostra distanza, la lontananza fra noi, miseri e disgraziati, ma sia tutto la volontà di nostro caro Dio. Cor mio, quando il crudele destino voleva così fra noi, pazienza, ma chi diceva, mio caro, un giorno che si troveremo così lontani un dell'altro? Oh, mai lo avessi pensato, te lo giuro, marito mio. Ti ricordi, tesoro mio, quando mi dicevi a Trieste che per le vendemmie riverrai a casa? E invece sono passate due vendemmie e ancora siamo così lontani l'un dell'altro, e penso almeno che mi potesse dare questa grazia il mio caro Dio, che potessi venire a casa per coparmi il porco e che lo potessimo godere insieme. Ecco, come vi avevo anticipato, tanto un piccolo applauso per me, no, lo diamo per la fine, se mi dimentico. È anche difficile leggere perché ovviamente potete immaginare, siamo nel 1918, lo scambio epistolare non è fra dei professori ma fra persone che stanno al fronte e le loro mogli, quindi è tutto scordinato, manca totalmente la punteggiatura, il mio caro marito diventa mio caro marito. E però avete visto in questa lettera come l'agricoltura, come il vino, come la vendemmia diventa un marcatore temporale e tutto sommato anche un messaggio di speranza, cioè il pensare a quello che sarà la vendemmia probabilmente aiuta a non pensare alla brutalità di quello che è intorno. E la lettera che segue, infatti, possiamo proprio cogliere anche l'ansia per la gestione domestica, l'ansia per quello che succede nella vigna. A scrivere è Cesarina Giannella, una piemontese, e scrive al marito, siamo nel 1915, i due sono proprietari di una piccola cascina in Piemonte, con vigna, allevamento di vacchi da seta, e cosa dice? Mi fa molta pena che tu non ricevi le mie lettere. Gli manda a dire la guerra appena iniziata l'11 luglio del 1915. Guarda che io ho scritto una lettera e una cartolina e ti ho mandato lire 5 per palio. Io mi trovo molto disgustata che non li ricevi. Caro marito, ti do una notizia che ti fa molto dispiacere.
ti dico che non abbiamo più niente di Uber, ma più niente. Gli ho fatto dare il verderame 3 volte, gli ho dato il solfato, niente, niente, lì ha fatto, niente. E tutti così perché tutti i giorni piove e c'è sempre la nebbia. In quanto agli bozzoli, gli ho fatto molta fatica e poi gli ho fatto 4 kg. In quanto al sussidio prendo 36 soldi al giorno. È bello vedere come veramente ci sono queste lettere, cioè pensate a questi soldati che rischiano la vita in un momento che rimangono in contatto con la realtà sapendo che a casa loro succedono anche dei guai, perché considerate che tra l'altro abbiamo trovato una documentazione molto interessante, perché leggo perché a memoria questa non è possibile. Secondo quanto Sinatra, Rochelle è un luogo dove nell'autunno del 1917, poche settimane prima del ripiegamento causato dalla battaglia di Caporetto, il caporal maggiore Sartori dell'esercito italiano e di origini piemontesi insegnò a Pietro d'Andrea l'innesto a spacco, che per motivo è qualcosa di notorio, che all'epoca andava per maggiore nel nord-ovest del Regno d'Italia, ma che al nord-est era praticamente sconosciuto. D'Andrea, insieme ad altri agricoltori locali, diffuse rapidamente la tecnica, tanto che si può dire che così salvò la viticoltura mondiale. In effetti, proprio su queste basi fu inventata Rochelle la tecnica di innesto subito americana che si rivelò fondamentale per preservare la vita della malattia della filossera. Poi vi prego, quando avremo terminato, vi gusteremo sicuramente vini, alcuni prodotti straordinari come il prosciutto di San Daniele e il Montaggio, prodotti DOP, quindi insomma prodotti certificati che è un nostro vanto. E nella stanza accanto abbiamo trovato, grazie agli amici del Funzionario, alcune fotografie che sono proprio di Rochelle, quindi ambientate in quelle linee, in quei territori. Datemi un'occhiata, sono una decina di fotografie che poi verranno anche utilizzate. E quindi siamo arrivati a parlare della, erano due guerre insieme, quella purtroppo crudele e terribile che si combatteva sul fronte e quella che si combatteva per preservare la viticoltura e tutto sommato quella che si combatteva per preservare il futuro, perché c'era la consapevolezza che le vigne, così come i campi, i bachi da seta, così come le sementi, avrebbero rappresentato poi la possibilità di un riscatto. E c'è tanta tenacia, c'è tanta voglia di fare. Dal fronte si ricevono, si chiedono notizie sul prezzo del fieno, si chiedono notizie su tutto quello che a casa può mandare avanti l'economia della famiglia. E infatti qui c'è una lettera che dice poche righe che ci racconta una cosa. Sì, è un'informazione che chiede questo marito dal fronte alla moglie. Cara moglie, fammi sapere come è andata la vendemmia e pensa pure per la seminatura di farla bene e fammi sapere se avete avuto risposta da mio fratello dall'America. Quindi, come notate, prima si chiede come vanno le cose e poi si chiede notizie dei familiari. Però fortunatamente il vino, anche se chiaramente ci sono anche film che ne parlano, non solo ambientati nella prima guerra mondiale, ma anche durante altri tipi di conflitti, il vino non è soltanto un elemento economico, non è soltanto un elemento di scorsi in famiglia, è anche un prodotto che aiuta a sostenere la quotidianità della guerra, è quello che porta l'allegrezza, l'allegria, che per un attimo fa tornare il sangue nelle vene ai soldati, che gli aiuta a superare magari la notte. E infatti abbiamo Giovanni da Trincea, scrive una cartolina a casa raccontando cosa. Ieri sera nel ritorno da lavoro, a nota il 18 giugno del 1916, tutti noi compagni insieme abbiamo fatto una mezza allegria. Abbiamo andati a prendere del vino in cantina e così abbiamo fatto un po' di allegria. Abbiamo andati a dormire un po' ubriachi. Dunque, vedete, benché siamo dove siamo, ma quando potiamo facciamo sempre allegria. Non pensiamo neanche del pericolo, ma in quanto ce n'è anche poco qua dove siamo noi. E quindi l'allegria, però anche lo stordimento del vino, perché dopo la disfatta di Caporetto per i soldati inizia a diventare tutto ancora più difficile, tutto ancora più drammatico. E quindi il vino spesso è l'unico rifugio in queste giornate senza fine, in queste giornate trascorse nel campo delle trincee, con i soldati nemici a poche centinaia di metri, a poche decine di metri, con cui si scontrano corpo a corpo. E infatti qui c'è un racconto. Sì, è un vino che diventa anche poi il bottino di guerra. Esatto. E poi venivano rapinati del vino, perché poi il vino è anche un alimento, per cui insomma aiutava. Ero tanto addolorato nel vedere tutte queste famiglie costrette ad abbandonare i suoi averi, la sua santa dimora, e più vedere ciò che va sciupato, specie il vino.
In tutte le case dei contadini è sempre pieno di soldati a prender vino. Vanno con una caretta a prender vino e tirano via il sughero del mezzule ad una botte anche del 30 barili. Con questo sistema per tutte le strade, fossetti, fossi, insomma per tutto si vede correr vino. E per questo io non vado in giro, mi fa troppo dispiacere. Ma bere bevo anche io, perché qui in trincea ne hanno portato una damigiana di 50 kg e non la lasciano mai calare. E quindi, andiamo di fronte all'altro, e quindi il vino come elemento un po' assorbente, ma vogliamo chiudere con queste lettere, però se no, nei nostri giorni, con un messaggio che invece è bello, che tocca il fiume direttamente, perché fortunatamente il vino è anche accoglienza e rifugio. In mezzo a tanta violenza ci sono anche dei momenti, anzi forse ancora di più ci sono dei momenti di straordinaria intensità umana, di contatti umani. E questo per esempio è la lettera di Sante Tombolini, un giovane di 25 anni, un artigiano strappato alla disfatta del tavoletto. Gravemente malato si avvicina a una casa dove ha intravisto una sagoma femminile, e questo è un breve passo del suo racconto. Cosa sia successo davvero quella sera e nei mesi successivi, Sante non lo raccontò mai bene ai suoi nipoti. Disse solo che il paese era Nimis e che lei era una giovane donna di 40 anni, sola, vedova, forte e generosa come solo una donna può essere in tempo di guerra. Fu lei a salvarlo dalla polmonite. Sante trascorse l'inverno del 1918 nel casolare di Nimis. Si riprese e aiutò la donna nel lavoro, con il maiale e con la mucca, il cui latte pare fosse particolarmente delizioso, e scoprì la dolcezza del vino friulano. E direi che il vino chiusura non poteva esserci, nel senso che è il messaggio di speranza, è il vino friulano che diventa un dolce compagno, che diventa anche una sorta di balsamo per le ferite di guerra, per questo ragazzo di 25 anni, immaginate, dalle Marche, spostato al nord a combattere questa guerra. E Gino, grazie come sempre. Grazie a voi. Lei ci talmente bene che non c'era bisogno di me. L'avresti fatto magnificamente. Grazie. Okay. Grazie mille. Allora, a questo punto approfitto veramente 5 minuti per raccontarvi poi. Abbiamo letto queste lettere, abbiamo raccontato problemi, nel frattempo il dottore Ulizzi si avvicina, ci aiuta anche lui del NIPAF, ci viene con il microfono. E prima di dare la parola al dottor Gigante, che è il presidente del Consorzio Donna Fiumi, e voi del Ministero, insomma, di situazioni del genere ne vedete tante. Allora, ancora lei probabilmente non sa esattamente cosa andremo a raccontare e cosa c'è dietro, però questa idea di un secolo 1918-2018, un secolo all'indegna di pace, e come la vede? Insomma, ha un suo appeal? Beh, innanzitutto grazie per l'invito, io sono di pace anch'io, quindi devo dire che sono abbastanza emozionato perché è un evento particolare, le cose che avete letto sicuramente avranno suscitato emozione in tanti di noi per momenti drammatici e anche tragici della vita e esistenza del nostro paese, quindi è un evento particolare. Di questi eventi, soprattutto per il momento di dicembre, abbiamo l'agenda fitta fino a prima di Natale, quindi volevo essere qui perché è una cosa assolutamente nuova, è un merito della nostra organizzazione. Grazie. Grazie a lei. Allora, Presidente Gigante, adesso spieghiamo un po' come si è evoluta questa situazione. Abbiamo trovato queste lettere, le abbiamo lette, e all'ingresso, qua potete vedere meglio, vi mostreremo, troverete dei collarini. Questi collarini come li utilizzeremo nei mesi a seguire? Intanto grazie di essere intervenuti a questo incontro. Io prima di fare i collarini però farei due collegamenti alle lettere che abbiamo letto. Se no, per dire che il mondo produttivo regionale, se vogliamo, in tutti questi anni si è mosso abbastanza in linea su quello che la signora che dice che si è trovata le vigne rovinate per il nostro, da queste problematiche. Beh, il Consorzio delle DOC è oggi una delle strutture italiane più importanti. Abbiamo una struttura con 12 presidi tecnici che fanno 40.000 controlli in Friuli per riuscire a portare i produttori ad avere dei raccolti molto interessanti con un basso impatto ambientale, diciamo,
attinente a quello che oggi anche il mercato che chiede, no? Ma questo è un concetto proprio di rispetto di un sistema. Vicino sono le tradizioni, si è parlato lì giustamente il fatto delle tradizioni culturali, Friuli è sempre stato un posto dove l'inverno arrivava con la semazione del maiale, e tutti questi concetti hanno portato, io oggi sono molto contento di vivere in Friuli, perché in particolare tutto il concetto agricolo, ma in particolare quello vitivinicolo, ha creato una situazione di territorio fortemente vocata al turismo, e secondo me è quello che può collegare la qualità dei vini, lo sappiamo, insomma, oggi un po' tutti fanno vini di alta qualità. Friuli è stata una delle zone storiche dove si è partiti con i grandi bianchi, oggi col cambio climatico stiamo producendo anche rossi veramente incredibili, quindi Scorsone magari poi dopo dirà qualche parola. Ma siamo, qualcuno dice che noi siamo delle squadre di calcio più importanti d'Italia, perché abbiamo oggi spumanti importanti, grandi bianchi, grandi rossi, per finire con Verduzzo e Piccolini, che sono due diocesi veramente. Per cui, più di qualcuno dice, avete delle squadre di calcio dove uno con i vini friulani si può partire dall'inizio alla fine e avere un ruolo importantissimo. Vicino ci abbiamo messo il territorio, perché i produttori friulani hanno investito fortemente negli ultimi 20 anni in un sistema di alta qualità del territorio, cioè il fatto che nel 2016 l'Olio Planet è arrivato in Friuli per la prima volta e ci ha messo fra i 10 posti al mondo da visitare. Dove? Non al 10° posto. No, al 4° posto, ma il sottotitolo era andate a visitare delle vitivinicole, perché abbiamo dei posti eccezionali in Friuli, con la storia, Cividale, Aquileia, la Spilimbergo per Mosarci, la montagna, il mare, siamo un paese di confine, cioè io credo che il Friuli ovviamente oggi è un compendio incredibile di qualità e di qualità turistica, siamo in forte crescita, abbiamo messo a punto proprio anche con il consorzio delle DOC, con la regione, con la nuova legge regionale 2015, le strade del vino, oggi abbiamo una struttura di strada del vino regionale molto importante. Ci sono 300 soci che non rappresentano solo il mondo vitivinicolo, ma rappresentano tutto il concetto dell'artigianato, la ristorazione e quant'altro a 360 gradi, proprio perché riportiamo un po' il concetto, tenendolo anche alto, che chi ha cercato di fare cose bene può trasmettere questa bellezza a chi viene a trovarci, e i risultati stanno dando ragione, perché siamo in la zona mediana del Friuli, ha una crescita sempre in doppia cifra negli ultimi anni del turismo, e questo credo che sia quello che ti fa veramente crescere l'immagine di un prodotto, e quando è stato un prodotto di qualità oggi hai bisogno che qualcuno capisca, quando uno viene sul nostro territorio praticamente comincia a capire veramente che questo vuole. Per arrivare a noi, il concetto di questo, come abbiamo detto dall'inizio, siamo questa terra di confine dove abbiamo avuto, e si è pensato di fare un ragionamento, di mettere vicino ai 100 anni un qualcosa che fosse un riconoscimento. Questo collarino credo che possa diventare, proprio per l'anno 2018, possa diventare un trasmettere questo concetto di pace. La pace, secondo me, nel mondo del vino è legata anche al fatto che sempre, quando ci si trovava tra amici e quant'altro, il fatto era, diciamo, prima di salutarsi c'era sicuramente non uno, ma 1, 2, 3, 4, 5 calici di vino, che era proprio il contesto nostro della priorità è sempre stato questo. Pensate che il Friuli per tantissimi anni ha bevuto circa 700-800 mila ettari in più di quello che produceva, per cui, per capirci, il concetto del stare assieme, del condividere, che secondo me è legato anche alla pace, c'è qualcuno che dice che se si bevesse qualche bicchiere in più, oggi che abbiamo calato molto, ci sarebbero meno ansiolitici o di questo tipo, perché proprio ti dà la serenità, non esagerare, perché il bere consapevole è una cosa importantissima, però tante volte siamo obbligati a non bere e questo diventa sicuramente stressante. Per cui ben venga un sistema corretto, equilibrato, e io passerei la parola a chi ci ha studiato più su questo collarino. Ma in realtà, allora, prima di parlare di questo, volevo approfittare
vogliamo approfittare della presenza del Ministero, dottor Polizzi. Allora, abbiamo parlato di sostenibilità, che generalmente viene declinata in sostenibilità economica, sostenibilità etica, e quindi sembra che in questo caso ci siamo. Ma molto importante è che in Italia in tutto il mondo sta diventando un concetto proprio di sostenibilità ambientale. Molto spesso adesso i mercati hanno una particolare notte di riguardo verso i territori che sono più rispettosi di alcune buone pratiche. Qui in Italia siamo sulla strada giusta e soprattutto con gli amici del Friuli mi sembra che loro siano veramente dei precursori. Beh, innanzitutto non ho niente da aggiungere rispetto a quello che è stato detto, perché già mi sembra che siano sulla buona strada, hanno sposato questa missione che veramente di rendere sostenibile tutti i processi produttivi nel settore vitivinicolo. In tanti ormai si stanno, come dire, praticando a cambiare i loro processi produttivi per essere più sostenibili dal punto di vista ambientale, anche per quanto riguarda, come detto, i bilanci, quindi sul piano economico, anche etico, in ordine chiaramente ai rapporti con il lavoro subordinato che deve essere chiaramente in regola e quindi non dare luogo a nessun tipo di lavoro meno. Detto questo, i mercati ce lo richiedono, è anche la normativa comunitaria che sempre di più sta andando in questa direzione, non a caso anche nel settore della qualità si cerca sempre di trovare una piena sintonia tra la qualità e le diverse politiche comunitarie in materia ambientale in modo particolare, di rispetto alla salute umana, di rispetto del benessere animale, quindi di conseguenza si sta andando in questa direzione. Molte aziende ormai stanno dirigendo verso certificazioni volontarie proprio per dare questa informazione al consumatore che rispetto alla qualità c'è un elemento e quindi un valore aggiunto in più che è il rispetto di tutte queste politiche. Grazie, ottimo. E allora, visto che si deve parlare di vini, io parlerei chiamare intanto Alessandro. Io veramente con due parole spieghiamo il collarino. Il collarino è semplice, ma secondo noi molto molto efficace. Nel senso, ricorda questo secolo, ricorda la fine del conflitto mondiale 1918, lo ricorda Giulio Nostri 2018. Diciamo, l'impegno del consorzio è evidente che oggi non troverete bottiglie col collarino perché sarebbe stato un falso stagionale, nel senso che non abbiamo oggi fini del 2018, però l'impegno è probabilmente già a partire da Düsseldorf, sicuramente da Verona, almeno con i bianchi avremo le prime degustazioni dove queste bellissime bottiglie, queste bellissime etichette che avete le vostre spalle e che potete degustare per pochi minuti, in alcune occasioni si reggeranno di questo collarino, quindi proprio un messaggio. Poi intanto ne regaleremo qualcuno, insomma, che ci fa piacere se lo portare a casa dalla tua, se ne è anche un bellissimo segnalino. E vedete che insomma ci sono tra Never Again, Rugemene, Latling, ci sono il croato, l'ungherese, che diciamo sono comunque lingue di popoli che hanno combattuto con quelle guerre. Più grande è la parola e la frase italiana che è mai più. E la proposta che facciamo oggi al Presidente, che sarà già raccolta, è chiaramente tutto questo può essere una collezione in divenire. E può essere una collezione di venire, nel senso, ecco, facendo qualcosa a Shanghai, perché no, ormai più nella loro lingua, facendo qualcosa in altri posti. Ora, prima di iniziare la degustazione, ho scelto Alessandro per un semplice motivo. Io confesso una mia, ho avuto una carissima lacuna. Io non ero mai stato in Friuli, nel senso, tutti me ne parlavano, ma non ero mai stato in Friuli. Chi mi ha portato in Friuli è stato Alessandro Scorzone, che è praticamente un testimonial del territorio, nel senso che mi ha talmente riempito la testa di meraviglie, e ho detto, vabbè, a questo punto andiamo. Siamo andati e ovviamente con lui diventa tutto più semplice perché i posti che frequenti sono particolari, la persona che riserverà è forse leggermente sopra media, però lui mi ha assicurato che proprio voi friulani avete questo dono dell'ospitalità, oltre al fatto di avere la fortuna di un territorio straordinariamente bello, di situazioni assolutamente intriganti anche dal punto di vista proprio paesaggistico. E poi qui Alessandro, lascio a te la parola, un parterre di vini che riescono a toccare con tutto quello che diceva il Presidente, veramente dalle bollicine a vino dolce, passando per i russi e anche alcuni rosati, che è un gran piacere. In effetti la prima cosa che il Presidente ha detto è che venite in Friuli, perché una delle peculiarità è sicuramente l'ospitalità. E sono detto andate a trovare le aziende di vino, è verissimo, andate a trovare e vi accorgerete che è veramente come andare alle giostre, non vi manderanno mai via, perché quando vi accolgono a braccia aperte, la prima cosa che fanno è prendere un salume, e dopodiché bisogna assaggiare tutta la produzione.
Poi quando si parla di Friuli bisogna parlare anche di unicità. Il Friuli Venezia Giulia ha tante di quelle unicità che diventano per noi vanto nel mondo. Si è parlato di Spilimbergo, signori, la scuola di mosaico più importante del mondo che si trova in Friuli Venezia Giulia. Ragazzi, non lo sa nessuno, spesso viene celata questa notizia ed è un errore. Molti giovani cercherebbero uno sbocco professionale e magari andare a fare la scuola di mosaico a Spilimbergo potrebbe diventare anche qualcosa di molto molto importante. Pensate che le più importanti vigne del mondo, e vi parlo del mondo, sono votate da friulani. C'è una scuola di votatori per vigne che si chiama Simoni Tessieri, dove Marco Simoni insegna a questi ragazzi a votare la vigna. E pensate, e non voglio farvi nomi francesi importanti, ma calcolate che tutte le aziende francesi più importanti sono sotto la guida di questi ragazzi friulani che sono straordinari. A volte ho ascoltato qualcuno che hanno 25 anni e hanno già girato il mondo 4 volte, perché logicamente seguono l'andamento stagionale mondiale. Ecco, a volte ai giovani bisogna dare anche un messaggio di speranza. E qui, in questa giornata, la presenza del Presidente Gigante ci permette anche di dare dei messaggi ancora più belli, non soltanto di ospitalità, non soltanto di condivisione del vino, non soltanto parlando di prosciutto e parlando di Mondasio, ma siccome ci si rilega anche comunque al discorso iniziale, che era quello della guerra, e allora ho visto anche una forma diversa. Quando si parla di Mondasio, io andai tanti anni fa sul Mondasio e facendo una bellissima passeggiata proprio sulla parte più importante, la parte più alta, e passeggiando incontrare ancora dei vecchie schegge di bombe, quindi uno si ritrova lì, fanno parte un po' della storia, e oltre a assaggiare il formaggio si può portare a casa anche una scheggia di bomba, per dirvi come il legame basta per fare confusione. Però poi alla fine il Friuli Venezia Giulia è fatto sostanzialmente di persone che lavorano a terra e sono le persone belle che vi raccontano storie belle. È fatto anche di grande cucina, perché in effetti ci sono alcuni punti dove non potete non andare e soprattutto in alcuni luoghi impervi, io ne cito uno, Sale Pepe a Stregna, tanto per dirvi che mi sembra di non arrivare mai, poi arrivati ci sono quattro case, e in realtà le quattro case sono un ufficio postale, una farmacia, che credo sia un posto del municipio, e c'è un ristorante dove la signora ha le sue verdure direttamente sul suo terreno. Quindi ecco la bellezza del Friuli, che può raccontare storie belle, storie uniche e storie che sicuramente vi permetteranno di andare spesso in Friuli Venezia Giulia, come faccio io almeno tre volte l'anno, e andarmi a godere non soltanto l'ospitalità, ma ci vado anche per assaggiare molte di queste referenze aziendali che sono effettivamente un grande valore per la nostra. Senza andare sulle etichette, con questo chiudiamo, perché non è proprio il tuo, poi è un ruolo istituzionale, ma su una tipologia friulana c'è un vino che più degli altri ti ruba il cuore? Beh, sicuramente io sono un folle del friulano, così come sono un folle dello schioppettino. Chi mi conosce sa perfettamente che io da sempre sono un pazzo di schioppettino, per cui abbiamo un produttore di schioppettino, niente male. Quindi la storia di schioppettino è una storia molto particolare, e quindi chi è curioso e chi è appassionato può assaggiare le varie declinazioni dello schioppettino. Senza dimenticare che è stata nominata Rauscello, e Rauscello è un luogo dove in realtà tutto il mondo attinge per avere le barbatelle da mettere poi nelle loro vigne. Quindi, come vedete, in Friuli Venezia Giulia è terra unica, terra di grandi vigne, quindi a partire dallo schioppettino, passando per il friulano, senza dimenticare mai la rucola gialla, e ricordando sempre che c'è un vino che si chiama Piccolini, che è insomma un vino che ha una sua storia molto particolare, e dove quando si fa il corso a sommelier si parla di questo apporto floreale, e poi ci si ricorda che alla fine quando si raccoglie il piccolite da un intero grappolo escono poi 10 acini che vengono raccolti a mano per ottenere quello che poi è un nettare vero. Ed ecco perché il vino va rispettato, non soltanto perché comunque dietro ci sono le anime di produttori e produttrici che si sono messi a confronto con il mondo, ma soprattutto perché fare vino in certe situazioni è veramente difficile. Ed ecco la loro storia. Grazie Alessandro. Chiudiamo con Zetto, un saluto. Giusto per dire che i vini che sono presenti qui oggi vengono da una selezione fatta al mese di maggio, di Doc Friuli & Friends, dove una serie di gustatori hanno fatto una selezione, sono usciti una sessantina di vini, noi facciamo gli eventi, usiamo questi vini selezionati. Qui c'è la nuova Doc Friuli anche all'interno di tutte le Doc regionali, dal Polio, Isonzo, Codo Orientali, Grave, Aquileia, quant'altro, ma è nata anche la DOC Friuli, che è una DOC trasversale, che ha preso un po' tutto il territorio, sta cominciando ad avere un certo tipo di numeri, con qualità anche elevate, sta di fatto anche nelle ultime guide, vari DOC Friuli sono stati premiati, per cui si sta entrando su un'ottica mentale non solo di numeri ma anche di qualità su questo prodotto. Oggi ci sono, in questo caso, per scelta nostra, come la rappresentatività di un concetto bianchista del Friuli, sono solo vini bianchi,
ma do ragione a Sporsone, siamo appena tornati dalla Cina, dove lo Schioppettino è stato premiato come miglior vino d'Europa su un concorso con 350 vini. Per cui ti do la cosa che veramente stiamo facendo anche rossi, diciamo, di un certo livello. Era solo per darvi un po' il motivo per cui un grazie a chi ha partecipato oggi. Sono andati anche un po' di politici che hanno, c'era il sindaco dall'altro del mio paese e altri che sono venuti, che hanno di commissione, però hanno varie commissioni, per cui grazie anche a chi ha dovuto scappare velocemente, e buona degustazione a tutti, diciamo. Se non ci sono domande, ma credo che sono chiaro, se ci sono domande possiamo anche fare durante la degustazione, quindi se le amiche sono pronte, se voi siete pronti, per dei prodotti, qui avete la parte verde, cioè parte vini, qui avete alcune delle chicche, poi c'è il catering del palazzo Ferraioli che ci ha dato alcune intriganti espressioni della cucina romana, se ricordo che sono visto bene. E poi vi chiedo veramente la cortesia, date un'occhiata alle foto perché sono molto molto belle, quindi nell'uscire uno sguardo. Grazie mille e vi aspettiamo ovviamente. Vi aspettiamo.